Premesso che sono stata molto felice perché per la prima volta una casa editrice mi contatta, normalmente è sempre il contrario, no? Mi contatta per proporre una presentazione. Dico, wow, che succede? Il mondo sta girando. Normalmente la prassi è contatti l'autore che poi ti dice sì, oppure no, però devi parlare con il mio agente. E nel caso di alcune case editrici vuol dire che tu provi e nel frattempo escono altri 58 libri di quello stesso autore prima che ti rispondano, no? Conosci questa procedura? Beh, però detto questo, sono molto felice perché? Perché intanto mi è stato proposto che c'è la presentazione di questo libro di Judith Gallico. Io non ti conoscevo, cioè ti conoscevo di nome. Però c'è una cosa che mi ha sempre incuriosito ed è il luogo dove tu sei nato. Bene. Poi dice: no, però verrebbe insieme a Ilaria Gaspari. Al che ho detto: ma cioè, scusate, va bene, ovviamente. Perché ho avuto già lei ha già avuto la sventura di essere mia ospite, c'era sempre l'acqua, però eravamo sul Tevere. Esatto, sul Tevere. Qui c'è questa l'acqua torna, no? Dal Tevere al lago, la prossima la faremo, non so, in una crociera. La disco è il mare, Sullo stretto, sul ponte. Sul ponte nel 2032. Lei dovrebbe essere persona informata sul speriamo di no. 2032. Però adesso, prima di poi passarvi la cosa, vorrei chiarire due aspetti. Allora, e anche qui parliamo di come vengono presentate, no, le cose. Ilaria Gaspari. Nata il 30 settembre di un certo anno, vive tra Roma e Parigi, ha studiato filosofia alla Normale, ha dottorato alla Sorbonne, quindi insomma. Lezioni di felicità, ci siamo conosciuti lì con quel libro. E poi il dubbio è, filosofa o influencer? Fatto da poco? Sì? Confermo. Ok. È nato in provincia di Reggio Calabria. Cioè, non valeva neanche la pena No, però essere. fai delle ricerche insomma un po' faziose, No, perché dai, poi qualche dopo parte. c'è in un'altra parte, ma sono i due pesi e due misure, no? È vissuto in Germania, lavora a Roma come libraio e traduttore. Scrittore candidato allo Strega nel 2015 con un libro Ritratto di una generazione digitale. E quindi, ritratto di una generazione digitale, Ilaria mi diventa influencer. Quindi, premesso che sei nato a Melito Porto Salvo, che conosco molto bene, perché ho passato per 10 anni l'estate a Roccaforte del Greco. E quindi merito per il lavoro, insomma è una zona che conosco abbastanza, quindi già c'era questa cosa. Però ecco questa distinzione, lei no, tra Parigi e la sua, lui è nato in provincia di, e neanche il paese ce ne frega nulla, in fondo di merito, però vede questo punto di contatto. Allora vorrei partire proprio da qui e poi andiamo e passiamo al libro. Ma questa vostra passione per, da nativi digitali, in realtà non siete nativi digitali, ma neanche come insegnando, come essere. Da dove arriva? Ma guarda, innanzitutto Non siete credo. imbarazzati, No, raccontatemi rispetto alla digitalizzazione, io credo che vada un po' aggiornate alcune info che si possono trarre dal web. Come sempre, il web può dirci tante cose, non è detto che siano esatte. Cioè, quando tu chiedi all'intelligenza artificiale, spesso l'intelligenza artificiale inventa. Nel caso di Ilaria, diciamo che sicuramente non vive più tra Roma e Parigi, deve che vive sicuramente stabilmente tra Roma e un treno, forse. È una donna che si muove molto, ma non direi che. Io sono da Melito Porto Salvo. Final Cut magari parlava del.
come dire, dell'analfabetismo emotivo, direi, più che della, della questione digitale. Rispetto al digitale, io sono una pippa, non ho social, c'ho un profilo Twitter che uso in maniera anche neanche troppo attiva, quindi su questo... Fra l'altro l'unica che lo usa peggio il profilo Twitter sono io. Ma tu invece, ma tu perché sei influencer, non c'è, non sei una tweet star, tu ti muovi su Instagram, su, su quelle altre robe là. Perché mi prende sempre in giro, perché su Twitter io retweet degli eventi... Ma tipo di 4 anni prima, cioè tipo... Tutti i social anche, è anche legato a un momento appunto presente, no? Poi andremo a parlare di una roba che riguarda il transeunte, non lo so come si può dire, cioè il dio dello stretto, qualcosa che però ha a che fare con la divinità, con l'eternità forse. Invece magari sul, sul momento presente è molto scarsa. Abbastanza scarsa. Il che dimostra che fondamentalmente è una filosofa e non un influencer. Volevo capire dove viene questa informazione della... Lo prendo quasi come un complimento. No. Dipende, sì, no, 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 io sono convinto che Ilaria, cioè per chi non la conosce, usciamo fuori dalla, un po' dal faceto. Ilaria ha scritto un libro d'esordio che ha a che fare con l'acqua, in effetti, che è la lettica dell'acquario. Lei esordisce con un noir per Voland, scrive dei, poi dei libri che hanno a che fare con la filosofia, ma anche col romanzo. Ragioni e sentimenti, se non sbaglio, era questo romanzo quasi filosofico dove che andava, strizzava un po' anche l'occhio al mondo di Sofia, dove c'era una storia che però raccontava di filosofia. Scrive due tesi importanti per Einaudi che sono Lezioni di felicità e... E vite segrete delle emozioni, ma non parliamo. No, vabbè, spero, non parliamo, non faccio la presentazione. E poi, che altro hai fatto tu, Villa? No, basta. Basta, questi sono quelli... Cioè, quindi in realtà è una figura molto, come dire, eccentrica nel panorama letterario perché è un'ottima divulgatrice, sa parlare bene di libri, quindi quando cioè, c'è l'amicizia che ci lega a noi, lei appunto da un po' a questo rapporto con Trevignano, quindi ci siamo detti in quale data siamo entrambi liberi, non sarebbe bello farci un aperitivo sul lago e vedere... No, e oltretutto devi sapere che a me mi interessa invece molto il rapporto con le realtà locali e con i piccoli luoghi di dialogo, cioè a me di fare la presentazione è chiaro che per un autore vai e racconti il tuo libro di fronte a 150 persone ha un suo peso emotivo e anche economico, farlo di fronte a 7 persone diventa un'altra cosa che però secondo me è anche un po' il senso della, della lettura e della scrittura. Perché magari queste 150 persone è vero che magari vendi anche 40 copie, poi di quelle 40 copie te lo leggo in 8, cioè siamo seri che questi sono i dati drammatici delle letture in Italia. Però in fondo chi fa un mestiere come il nostro, che è un mestiere abbastanza utopico e a perdere, lo fa soltanto per questo tipo di occasioni. Soprattutto per questo tipo di occasioni, sì, che è un po' rimane. Sì, che poi io per esperienza so che le presentazioni molto piccole, ristrette, molto intime, sono anche quelle più profonde di solito. Quindi iniziamo a parlare di te, lei ha messo però una cosa, la cui presenta ha realizzato anche qualcosa con Emmons. No, tanto per restare su Parigi, no? Perché questa cosa così... Certamente, Ilaria è anche voce radiofonica, nonché televisiva. Questo può essere una voce radiofonica, con il fatto che si sia anche lanciata nel mondo dei podcast, dove ci ha raccontato la sua versione di Proust. Quindi c'è un podcast... Con amore! C'è un podcast... Su Spotify! Ma comunque sono pubblicazioni di biografo. Scrive per la lettura, il libraio e altre 50.000 riviste. Sì, è vero, ora mi sto facendo un altro, tra l'altro, sto lavorando. Ma però non c'è un aspetto importante che ci manca, che ci è mancato, è che in realtà lei arriva sempre con una presenza importante. Sì, che è il cagnolino. Emilio. Ha una sua dignità. Vabbè, magari uno pensa che siamo un po'. Sì, in effetti all'inizio sì. Sarà che il mio si chiama Luppi, quindi insomma, difficile che possa essere un bambino. Ha la sua dignità perché durante le presentazioni, durante gli eventi, lui, tranquillissimo,
secondo me guarda anche le persone e riesce a capire chi è veramente interessato e chi no. Certo. Ho sempre avuto questa sensazione. Sì, sì. Ma comunque questa è la vecchia versione di Emilio. Ormai adesso Emilio abbaia puntualmente ogni presentazione, lei dice che non è vero che abbaia, dice, no, io ogni volta, dice, è strano che succeda che sta abbaiando questa presentazione. In realtà ormai Emilio si è abituato ad avere un ruolo di rockstar delle presentazioni. No, abbaia quando nessuno parla di lui. Perché quindi c'è questo. Ok, però non l'ho parlato perché non sapevo se poteva entrare nella sala consigliare. Leggo sala consigliare, tipo, questi cani non potranno entrare. Wow, neanche Emilio. Wow. Quindi, comunque, veniamo al sodo, perché appunto voi siete qua, anzi, vi ringrazio tanto di essere venuti a questa presentazione di questo libro cui io sono particolarmente affezionata, perché, come diceva Vince, noi appunto ci conosciamo da diversi anni, siamo molto amici. E grazie a questo fatto, io sono anche una grande ammiratrice del suo lavoro, in particolare prima di conoscerlo nel 2015 quando era uscito avevo letto questo suo libro che lui prima parlando in macchina stava un po' rinnegando, ma che secondo me rimane un libro delizioso, Final Cut, con cui era stato anche finalista al premio Strega, che è un romanzo con un'idea molto buffa ma anche molto incisiva. Parla di uno che si occupa di traslocare gli effetti personali delle coppie che si lasciano. Ed è un'idea appunto molto divertente e poi l'esecuzione del romanzo anche è altrettanto divertente e io l'avevo conosciuto prima di conoscerlo con quel libro. Poi, però lui in realtà aveva esordito con Portami rispetto, che era a sua volta un romanzo dalle tinte noir su cui torni invece qua. No? Nel frattempo poi c'è stato La barriera, c'è stato anche a Marsiglia con Jean-Claude Izzo, che è uscito per Ferroni nella collana dei viaggi letterari, che anche quello è un libro veramente delizioso. E La storia degli libri. Ah, La storia degli libri, ecco cosa stavo saltando. Che fra l'altro è un bellissimo librone in cui lui racconta le storie di tutte le librerie d'Italia. Quindi prolifico autore, ma io questo libro lo aspettavo da diverso tempo. Perché? Perché io credo fosse l'estate di 2 anni fa, vero? Sì, l'estate di 2 anni fa lui me l'aveva mandato da leggere, quindi io l'ho letto in questa prima versione. È sempre una cosa molto delicata per una persona che scrive dare a un'altra persona che magari fa lo stesso mestiere qualcosa da leggere, perché ti esponi, perché comunque un conto è vedere un romanzo così come lo vedete ora con questa bella copertina, con il titolo, la dedica, l'esergo e il numero di pagina. Un conto è quando è un file Word in cui tu senti che insomma stai ancora lavorando, ma fai leggere a qualcuno per avere un parere, un consiglio, anche magari una visione un po' laterale, perché ovviamente quando si scrive un libro si sta talmente dentro quello che si sta scrivendo che diventa anche molto difficile dare una valutazione. Quindi io mi ricordo che avevo iniziato a leggere questo testo che mi aveva mandato Vince su uno degli innumerevoli treni su cui praticamente vivo e avevo continuato a leggere per tutto il viaggio perché volevo arrivare in fondo. Mi aveva preso tantissimo e mi aveva colpito moltissimo per alcuni aspetti. Uno era l'ambientazione, appunto torneremo a parlare, perché questo è un romanzo ambientato a Reggio Calabria. Lo stretto di cui si parla appunto è quello stretto lì ed è un luogo dove io non ero mai stata, fra l'altro, quando all'epoca ho letto il libro. Poco dopo averlo letto ci sono capitata per una presentazione e mi ha fatto un effetto fortissimo vedere dal vivo delle cose che avevo immaginato attraverso le sue parole, che le descrivevano con tanta precisione che mi sembrava di avere una consuetudine con quella città, come di esserci già stata, no? Una cosa che ci succede a volte con i libri, quando le città e i luoghi sono raccontati bene, abbiamo l'impressione di esserci già stati, anche se non ci siamo stati mai. Ma la cosa che più mi aveva colpito di questo libro erano i personaggi, la costruzione dei personaggi e il modo in cui lui costruisce una storia che in realtà è un giallo noir, nel senso che c'è un mistero da chiarire, motivo per cui spenderò poche parole sulla storia perché glielo avevo promesso prima, cioè non che lui me l'abbia chiesto, ma io tendo a dire sempre qualcosa di troppo e rovinare la sorpresa, quindi non mi spenderò troppo sulla storia. Però la storia è molto, ovviamente molto ben congegnata, quindi leggendolo abbiamo questo desiderio di sapere come va a finire. Secondo me è uno dei pregi che può avere
bel libro, un bel romanzo, nel fatto di farti voltare pagina per sapere come va avanti, è una cosa importante, è una cosa che nella lettura ti coinvolge perché ti fa entrare davvero dentro quel mondo. Molte volte, insomma, mi è capitato di avere a che fare con scrittrici e scrittori che sostengono che, no, diciamo, il cosiddetto page turner, no, il libro che ti fa voltare pagina sia una cosa un po' bassa, ma non, secondo me non è vero. Secondo me è bello che un libro ti coinvolga e ti intrattenga, ma deve fare anche qualcos'altro. Questo libro lo fa, cioè porta avanti dentro appunto questa storia gialla, che è una storia anche di una formazione, della crescita di questo giovane magistrato, diciamo alle prime armi, che sta iniziando a lavorare, che si trova di fronte a questo strano caso, però in tutto questo si racconta anche una riflessione molto profonda e molto sfaccettata su cosa sia la giustizia. E però non dovete immaginarvi che sia appunto un sermone su cosa deve essere la giustizia. È una giustizia che ci viene raccontata nel suo essere agita e anche appunto nella sua assenza, perché questo libro è ambientato alla fine della cosiddetta seconda guerra di 'Ndrangheta, giusto? Che finisce più o meno nel 91 e subentrano un paio d'anni, diciamo, della cosiddetta primavera di Reggio, no? C'è il mandato di un nuovo sindaco che porta nella vita di Reggio un momento di apparente pace, ma nel frattempo sono successe delle cose molto gravi. Nel frattempo in Italia stanno succedendo delle cose molto gravi è un momento in cui appunto la malavita organizzata sta vivendo dei cambiamenti molto grossi e questa malavita naturalmente entra moltissimo dentro. E quindi il fatto di mettere al centro una riflessione su cosa sia e cosa possa la giustizia e quale possa essere il rapporto che i cittadini hanno con lo Stato e con il senso di una giustizia che non arriva o tarda ad arrivare, che questo si intrecci con le vite dei personaggi, con un realismo così profondo e sfaccettato, perché poi lui è molto bravo a raccontare proprio la vita intima dei personaggi, a raccontare le sfumature del loro sentire, a raccontare anche quei piccoli momenti indicibili che tutti viviamo, in cui diciamo sentiamo delle cose che non vanno nella direzione in cui la nostra ragione ci dice che dovrebbero andare. Ecco, tutto questo lui porta avanti un racconto che è il racconto di una città, scritto con un trasporto molto forte, almeno così ho immaginato io, di una persona che in quei luoghi è cresciuta, che ha passato, diciamo, una parte importante della sua vita lì e che poi se n'è andato, perché tu alla fine la maggior parte della tua vita l'hai passata lontano da lì, eppure lo racconti con questo affetto e anche con questa nostalgia, con questa consapevolezza anche di certi problemi che attraversano questa terra, tutta l'Italia, ma che lì prendono questa forma particolare. E quindi, per cominciare, però, volevo chiederti una cosa. Cioè, quando io l'ho letto, lui non aveva questo titolo. No, non aveva questo titolo, hai ragione. Il titolo è successivo e... Beh, ora devo fare la parte che va fatta e che per la parte sentita. Nel senso che c'è un ringraziamento a voi, siete qua, ovviamente, e... Però ringraziamento Ilaria, perché sobbarcarsi non una lettura, ma due letture non è cosa da poco, cioè, soprattutto perché quella roba lì di mandare e leggere i manoscritti è bello, una cosa estremamente delicata. E tra l'altro il testo che aveva letto Ilaria è un testo ben più voluminoso, cioè su questo libro c'è stato un grande lavoro poi di editing, perché era giusto farlo, perché ci sono delle cose che adesso ti provo a spiegarvi perché sono state cambiate. Credo che all'epoca si chiamasse La fede e il miraggio. Esatto. Me lo ricordo perché eravamo a cercare un titolo, è complicato cercare i titoli. Mi ricordo che quando c'è stata la volta di all'epoca di Portami rispetto, era il mio esordio, Pizzoli, e gli editori andavano a dirti: proponi un titolo. E quindi io passavo giornate a mandare sms, ancora non c'è molto, ma sms all'editor da allora, che era Michele Rossi, e quindi facevo le proposte, poi avevo le proposte più assurde, cioè a un certo punto mi rispetto si è anche chiamato Sturm und Drangheta, cioè tutte le cose più idiote, perché fa veramente fatto un brainstorming, cioè comincia a dire tutte le pensate che ti passano per la testa e arrivi anche a cose...
un po' assurde. E a un certo punto, no, il dio dello stretto è arrivato a un certo punto perché un po' folgorato, è vero che addirittura ho chiesto con un drago della schiena, ma anche la per il miraggio fondamentalmente la cioè, giovanotti, quindi non è che siamo a un certo punto, cioè, nascosta ce l'ha, però è quello. Ovviamente una volta. E no, a un certo punto c'è una ragazza del sono di quelle robe che ascolti la radio, perché poi sei sempre concentrato a cercare di dirlo, quindi ascolti la radio, sì, la gente ti parla, mette quella spesa e dice questo. E prendi questo appunto, quindi. Quindi il libro è molto cambiato, e il libro è molto cambiato perché dentro questo libro ci sono parecchie intenzioni. Ci sono parecchie intenzioni, ci sono parecchie buone intenzioni, perché questa in realtà è un po' una via che conduce all'inferno. Cioè, io ciò è bello lastricato di buone intenzioni perché avevo un progetto. Uno lo scrivo in un noir letterario, che non è così scontato, nel senso che in Italia c'è una sorta di snobismo, te lo sai che a un certo punto, quando è scritto l'acquario, e quando scrivi in noir pare che gli altri sono i geni della letteratura e tu sei un po' quello che fa il genere minore, che è una cosa che in realtà non è neanche vera, nel senso che se noi pensiamo alla produzione che va da Sciascia, Simenon, Pasteur, Dürrenmatt, che sono stati un po' i miei maestri per questo libro, non è che vedi che quelli sono scrittori di serie B. Il noir tende a raccontare un sostrato sociopolitico, ad analizzarlo attraverso una storia. Ilaria prima citava la cosa del page turner, ecco, che poi invece ne faccio un manifesto letterario, perché quando una persona come Vincenzo, un detenuto del carcere di Siano, dove il libro è stato presentato in anteprima, ai detenuti questo libro, dice: io non ho mai letto un libro in vita mia, ma sono 3 giorni che non me ne stacco, e da adesso in poi voglio soltanto leggere, perché i 20 anni che mi toccano qua dentro in qualche modo almeno li impiego così. O una persona, una mia conoscente, si fa comprare il libro, è la madre di questa mia conoscente che ha più di 30 anni, mi ringrazia e dice: è il secondo e il terzo libro che lei legge in età adulta e non riesce a staccarsene. Per me il mio lavoro di scrittore lo già, cioè, no, poi è chiaro che ciascuno di noi ambisce anche ad avere il premio, la classifica, i rendiconti, perché anche quello, cioè, non è che ci fa schifo, però per me la letteratura, cioè, devo dire, dove affondo le mie ricette, affondo più nel romanzo d'appendice ottocentesco, e non è un caso che uno dei personaggi si chiama Farias o Farias, cioè non è un caso che ci siano 4 amici che sono 4 moschettieri, cioè la dinamica del romanzo ottocentesco qua dentro può esserci, ma con un ulteriore tentativo, ovvero, è per questo che ho cambiato il libro. Questo libro ha un prologo di circa 70 pagine, che inizialmente era, prima avevo spezzettato il prologo, quindi era un libro che aveva un percorso di formazione, un bildungs roman di questi protagonisti. Adesso è molto più condensato, c'ha un prologo di 70 pagine dove tu assisti a 2 eventi criminosi, quindi tutto sommato sai più o meno chi ha compiuto il crimine. La pagina 70 arriva il pubblico ministero, Mimmo Castelli, che sa anche lui più o meno chi ha compiuto questo crimine, ed è un PM cattolico, quindi abbiamo un PM che crede nella fede divina e crede nella fede della giustizia, quindi ha 2 cose. E cosa succede quando queste 2 cose non funzionano? Quindi era questo l'enigma che mi ponevo. Quindi da un lato volevo destrutturare il romanzo noir, cioè, quindi non è che, e tra l'altro pure le figure, se ci pensi, sono figure, il PM, cioè l'investigatore di solito è quello fico, cioè comunque sì, ha un fisiculturo di un certo tipo, se non ha i muscoli al cervello, se non ha è comunque un maledetto, tendenzialmente siamo abituati a grandi investigatori che magari hanno un lato oscuro perché bevono, perché si fanno le canne, cioè c'è questa, no, cioè cosa c'è il significato di un PM cattolico degli anni 90, cioè io volevo creare, cioè, l'anti-appeal, no? E in più c'è tutto il lavoro anche sulle donne in questo romanzo. Quello infatti. Ma ti lascio. Scusa, non ti brucio quelle domande che non sono orribile. Me ne già bruciate diverse. Tipo? Perché ti volevo chiedere. Vai, mi lascio, per quale? Tanto no, ma no, io sono contentissima però in realtà, perché adesso mi sono venute delle altre, non ti ascoltavo. Non ti preoccupare se mi bruci, ma no, appunto ti volevo chiedere però,
cosa. Cioè tu già, ti volevo chiedere un po' chi erano stati i tuoi riferimenti, no? E tu già l'hai detto. E che tu abbia citato due nel Max, secondo me è proprio una cosa che mi colpisce tantissimo, forse ne avevamo anche parlato quando avevo letto la prima stesura, perché scrivere delle storie che si interrogano con questa profondità e anche con questa capacità di ribaltamento, no, di quello che è il senso comune su cosa sia la giustizia, è una cosa che Dürer ha fatto molto bene in, beh, penso per esempio alla Pan, che è un racconto classico bellissimo, ma in cui viene fuori proprio questa urgenza di queste delle domande, no, su che poi ci spingono a intrecciare giustizia e religione. E quindi per lui, nel senso, anche il giudice di Sodoia, cioè proprio c'è esatto. Il concetto della riflessione sulla giustizia, cioè quella porta anche la promessa, fondamentalmente è quel tipo di, esatto. Di letteratura che si interroga su quello che sappiamo chi è, ma come fa. Perché, esatto, su questo ti volevo chiedere, perché cos'è la cosa più importante? Cioè, qual è stata la sfida più difficile nello scrivere di questa riflessione, nel trasformarla in azione? E qual è la cosa che volevi che arrivasse chi lo legge? Allora, io sono proprio impedito rispetto all'esposizione di concetti filosofici complessi. No, ognuno deve riconoscere anche i suoi meriti e le sue mancanze. Per cui quello che provavo, io avevo questa doppia sensazione sulla giustizia. Da un lato, noi abbiamo un atteggiamento nei confronti della giustizia che ci riportiamo alla giustizia come dei bambini che guardano un genitore, una protezione, quindi se qualcuno ci fa qualcosa di male, se adesso torniamo, qualcuno ci ha rubato la ruota della macchina, ci ha rubato la macchina, vediamo polizia, in serie questi ladri, commissario Bassettoni, vai a arrestare la banda Bassotti, no? Quindi abbiamo l'elemento del chi ci deve proteggere. Contemporaneamente però avevo un altro esecutore, quello della giustizia, che non è padre amorevole, ma è padre padrone, è matrigna. Penso al caso di Enzo Tortora, penso nei più grandi incubi e che appunto improvvisamente entri uno dentro casa mia nella notte con un sacchetto di cocaina e dica Galco, abbiamo trovato questa droga dentro casa tua di fai 5 anni. Cioè non so per quale motivo, cioè, ci sono tanti casi di giustizia ingiusta, non è che ci sono delle statistiche reali, soprattutto rispetto al riconoscimento visuale. No, pare che il 70% delle persone che negli Stati Uniti sono in carcere, che sono state condannate in base a un riconoscimento visivo, siano innocenti. Cioè l'immagine, appunto, noi vediamo un omicidio, cioè, e quindi quella roba dell'essere vittima, cioè, quindi puoi essere bisognoso di giustizia e vittima di giustizia, ma queste due cose proprio mi tornavano. Ed è anche un po' il senso, quando c'è questo libro, il giornellaggio, io ho fatto questo dialogo con Luigi Manconi perché è chiaro che era quello il tema, cioè è una cosa pesante. Però se me la spiego così, già ho dovuto mettere in mente il commissario Bassettoni per riuscire a spiegarlo. Quindi riesco a farlo soltanto attraverso, e qua ricordo l'aspetto del cattolicesimo, attraverso un aspetto parabolico, cioè mi serviva una parabola per poter raccontare una storia dove non ci fossero il bianco e il nero, la dicotomia del noi siamo i buoni, noi siamo i cattivi, perché effettivamente anche Mimmo Castelli, che sogna di essere l'uomo più buono del mondo, vorrebbe essere l'uomo più buono del mondo. Noi tra l'altro abbiamo parlato di Dürer, ma all'epoca parlavamo di Dostoevsky. Perché sogna, cioè io volevo fare una cosa che era idiota, dico ci metto l'idiota, quello vuole essere per forza buono, e però metto l'idiota di fronte a un conflitto etico. Cioè l'idiota sa che c'è un'ingiustizia, come si comporta l'idiota? È un'ingiustizia che non lo riguarda del tutto, poi a un certo punto il romanzo scoprirà che lo riguarda anche in parte. Quindi cosa succede a quest'uomo che è sotto pressione? Non ho risposto alla tua domanda, mi sa che era, no, la giustizia no, risposto molto bene invece, cioè tu avevi bisogno quindi di metterlo in una situazione parabolica, è anche un po' paradossale, no? Nel senso che comunque lui si è portato, e questa era una cosa che mi aveva colpito tantissimo nella prima stesura, ma ovviamente in questa, cioè appunto io ho riletto il libro avendo in mente la prima stesura, quindi era come se conoscessi la storia della formazione di Mimmo Castelli, no? Cioè, come se avessi visto il prequel, no? Le puntate precedenti, quindi è stato per me molto bello avere
questa doppia visione, che qua appunto è più condensata quella parte, anche se poi vediamo il risultato di quella formazione nel suo carattere. E la cosa che mi colpiva tantissimo era proprio il fatto di avere questo coraggio narrativo, no? Di prendere un personaggio che ha questo desiderio così puro, così ingenuo, così magnifico di essere buono e mostrare come questo in realtà si infrange contro la realtà. È una cosa che secondo me ci vuole del coraggio da narratore per mettere un personaggio che ha soltanto quel desiderio fondamentale lì di fronte ai limiti di questo desiderio. È però una cosa che è estremamente affascinosa, appunto ci sono tantissimi esempi letterari, no? degli esiti, naturalmente l'idiota è forse il maggiore, però è una cosa che ti spinge davvero a raccontare, perché forse tutti in realtà, dentro ognuno di noi c'è un bambino, una bambina, una persona che desidera soltanto essere buona, e poi ci sono tutti gli impedimenti che abbiamo, ci riconosciamo in questo personaggio. Ed è verissima la cosa che diceva prima Vince, cioè che appunto di solito siamo abituati a dei personaggi di inquirenti, di investigatori, di commissari, che hanno comunque un lato molto, spesso molto virile, qualche volta no, una virilità anche un po' ruvida, un po' negata dalla vita, un po' usurata, un po' scalcagnata, però c'è questa cosa, e invece lui è un personaggio estremamente gentile. E il suo rapporto con le donne anche quello è interessante, perché lui, quando lo conosciamo, sta per diventare padre e ha una moglie, una giovane moglie, che ha una storia, diciamo che sarà poi molto importante nel libro, che ha un problema anche con una malattia, e quindi lui sta vivendo anche in questo, no? una sua evoluzione nel cercare di proteggere questa vita che arriva, e nel senso di impotenza che hai di fronte alle cose. E beh, quindi veniamo alla domanda che tu stavi già rispondendo spontaneamente, cioè raccontaci un po' come sono nati questi personaggi, perché effettivamente, questo magari poi leggiamo una qualche pagina del libro, perché a me piace sempre nelle presentazioni dare anche un assaggio, un'idea di com'è la scrittura dell'autrice e dell'autore, però una cosa che difficilmente riuscirete a cogliere da una sola pagina, ma che se leggete anche soltanto 10-15 pagine di questo libro vedrete immediatamente, è che i personaggi che Vince Gully ha saputo cesellare sono estremamente sfaccettati e ti danno la sensazione, e mi ha fatto molto strano infatti a me rileggere questo libro, perché avevo la sensazione di, non so, se quando torni in vacanza nello stesso posto e ritrovi le persone che avevi conosciuto magari 2-3 anni prima, no? E sono gli stessi ma sono un po' cambiati. E questo però è per dire che questi personaggi hanno una vividezza, sono veramente dei personaggi costruiti a tutto tondo, con dei lati oscuri, delle ombre, ma anche dei punti più luminosi, delle aperture, e ci affezioni forse anche proprio per questa cosa che diceva lui, cioè il suo essere affezionato al romanzo ottocentesco, al romanzo d'appendice, al romanzo d'avventura, quindi creare anche questo racconto trasversale di queste amicizie che prendono tantissimo spazio. Ma mi interessa particolarmente il rapporto che c'è tra questi uomini e le donne che si muovono in questo scenario. Siamo nella Calabria di 30 anni fa, in realtà. In metà anni 90, sì, giusto? Invece appunto era finita la seconda guerra di 'Ndrangheta, quella fase che segue, diciamo, il momento stragista, quindi abbiamo le bombe a Milano, a Roma, abbiamo i tentativi incapaci, quindi meglio, è morto anche, è stato ammazzato il giudice Scopellini. Cioè, in realtà la cosa che devo considerare è che quel laboratorio là, cioè Reggio Calabria, è una sorta di laboratorio misterioso. Cioè a Reggio Calabria avvengono delle cose e poi avvengono in tutta Italia. O meglio, si prova a farlo in tutta Italia. A Reggio Calabria negli anni 70 scoppiano dei moti che dovrebbero portare poi al golpe di Giulio Borghese, cosa che non avverrà. A Reggio Calabria comunque salta la Democrazia Cristiana, viene commissariato il comune, e subito dopo c'è Tangentopoli, cioè c'è quella roba di chiesa, viene anticipata un po' a Reggio Calabria. Reggio Calabria crea una prima diciamo, alleanza di sinistra, quella che porta poi, diciamo, alla nascita dell'Ulivo, cioè c'è questa cosa un po' laboratoriale. E in questo contesto io provo a metterci questi personaggi. Quattro di questi, come dicevo, sono dei moschettieri, sono quattro giovani laureati, vanno appresso a
no? Brede, che è l'unica figura reale del romanzo, cioè questo Don Fares è effettivamente vestito, cioè Valcomatà era il sindaco reale di una città e questo Don Fares è realmente vestito ed era, come racconto effettivamente, uno dei migliori amici di Ivan Illich, il filosofo dell'indifferenza. Io ho avuto la fortuna, confesso, di aver avuto Ivan Illich a casa mia quando avevo 8 anni e la scena che mi ha raccontato come lei, Ivan Illich, che si fu una canna perché aveva questo tumore gigantesco, gli deformava la faccia, è una scena reale, l'ho detto effettivamente, ero vestito da bambino. Quindi c'è questa figura reale. E loro sono quattro però anche archetipi, cioè volevo fare dei personaggi ma anche un po' delle figure archetipi, per cui abbiamo Mimmo che è il PM buono, quello di cui abbiamo già trattato. C'è Claudio che è l'uomo, la persona che sta invece dentro qualcosa di un po' più intimo, è l'unico tra questi che sviluppa una sorta di abbattimento della sfera soltanto cerebrale, sono tutti molto intelligenti, molto... c'aveva ragione, bisogna dargli, avevo sotto l'impatto della moto. C'è Claudio, c'è Luca che è un fratello maggiore, un mentore forse maledetto, che non si riesce bene quanto faccio il doppio gioco, perché comunque i rapporti, poi c'è quella descrizione dell'andrangheta, di uno stato connivente e spesso corrotto, e poi questo mondo del volontariato, del settore, cattolicesimo, cioè questo mondo che dice proviamo a rendere la società migliore, che è allo stesso tempo speranza e prigione per le persone che ci stanno dentro. E Sergio, che è palesemente gay, cioè è un omosessuale che non si può dichiarare negli anni 90 a Reggio Calabria in un contesto cattolico, cioè, e che le donne non capiscono subito che Sergio è gay, gli uomini proprio no, cioè quelli di mamma, hai capito? Cioè, oh, ma che dici, ma Sergio, una figura di... E le donne, appunto, c'è Miriam che è questa... la ragazza che non avrebbe dovuto sposare Mimmo Castelli, la famiglia viva bene, cioè lui è figlio di una regge bene, non voleva una trovatella, un'orfana che viene raccattata dalla casa famiglia dove ha fatto il servizio civile. Ed è una persona appunto malata. C'è anche una riflessione sulla malattia, in un contesto cattolico come quello, la malattia è una colpa e una grazia. E come spesso capita per Tiresi, non è che il cieco è quello che vede più di tutti, non è che il sordo è quello che ascolta più di tutti. Tra l'altro lo dice poi a un certo punto, credo, una sorta di commento evangelico, sì. Cioè dice c'è peggio il sordo che non vuol sentire, però magari c'è qualcuno che invece è sordo e invece può sentire. E ci sono altre figure che sono Loredana invece è una femme fatale, cioè le prime 70 pagine sono anche molto cariche di quello che è lo cinema noir. Cioè. Interessante, femme fatale, non l'hai descritta così però. Tu non l'avevi detto? No, era un altro termine quello che hai utilizzato, non femme fatale, però... Franci Mandella? Sì. Leggiamo, diciamo sì va bene, si stampi così. È vero, io ho letto forse una Dark Lady. Dark Lady, comunque è veramente una femme fatale. Cioè, ed è un ottimo personaggio, forse è il mio personaggio preferito. Perché è un po' riccia. E poi c'è anche un'altra figura che è molto importante, che questa avvocata si chiama Simona Sciarra e che arriva veramente a scombinare il libro nell'ultima parte. Anche lei è una figura, secondo me, con una... non tocca a me dirlo, che ha una sua profondità, però non sono i personaggi tipici del femminile noir, dove poi ci immaginiamo un po' più questa roba del... cioè, se voi pensate effettivamente al... cioè, sul modello Chinatown, Jack Nicholson, quella roba... Il grande sonno. Sì, quelle robe appunto che cioè di grande fumo, che può essere Marla Singer, poi di Fight Club, cioè quelle robe dove c'è tanto fumo, tanto nero, tanto non capisco bene questa donna che beve. Ah, ecco, sono tutte donne che non bevono fondamentalmente, molto presenti a loro stesse e secondo me fanno hanno tre atti narrativi
destabilizzanti rispetto alla storia e che la portano molto in avanti. Destabilizzanti, esatto, però le reggono, sono come dei muri importanti di questa storia, no? Sì, sì, sì. Non mi posso dire niente. Invece vi dirò che ho trovato l'affascinante calcolatrice vedova nera. Mamma mia, mamma mia. Grazie Lavinia, questa è la mia ricordia. Invece è diciamo, è vera questa cosa, cioè tutti i personaggi che ci sono, anche quelli che potrebbero avvicinarsi ai ruoli, più che altro ai ruoli, no? Tipici dello, appunto, la femme fatale, quello che fa l'inchiesta, i malviventi, quindi diciamo, ci sono naturalmente, appartenendo a questo libro, cioè facendo in qualche modo richiamo a un genere di cui però riscrive i codici, li cambia, li ribalta, ci sono naturalmente delle figure che noi istintivamente, magari avendo, cioè non so se voi siete amanti del genere, no, io lo sono tantissimo, quindi istintivamente li riconduco, ma vedo immediatamente, no, quanto sono poi diversi e anche l'originalità, anche appunto, fra l'altro un'altra cosa che ti volevo chiedere è, tu dicevi, no, Reggio, vabbè, è una città che tu conosci bene, è città che è stata laboratorio di tante cose che sono successe, è anche una città poco raccontata, c'è Rocco Carbone? Allora, Reggio è una città molto poco raccontata, tendenzialmente lo stretto. Nel senso che ora a Napoli, un grande classico come Orcino Sorca, che però a proposito di fruibilità e di leggibilità, insomma, ci devi promettere a studiarlo. Nadia Terranova sicuramente ha raccontato un pezzo però dall'altra parte è probabilmente più che raccontato, ha raccontato Messina nei due libri precedenti e la sua intimità su Messina, e quando ha raccontato lo stretto, l'ha raccontato in una fase da terremoto del 1908. Quindi non ha. E in più su Reggio manca proprio sullo stretto, manca la mito pugliese, cioè manca la creazione del mito, perché c'è un po' Cileccariddi, però quello è un pezzo di terra dove l'Italia si stacca ma si unisce, dove appunto regnumi, una delle etimologie di Reggio, vuol dire spezzare in greco, il punto dove l'Italia si spezza, eppure il punto dove l'Italia è così vicina, quello che noi chiamiamo la Fata Morgana, è un tipico fenomeno ottico dello stretto, cioè ti fa vedere la Sicilia praticamente attaccata, perché si fa vedere la Sicilia come se fosse, diciamo, due palazzi davanti, quindi creando un'illusione ottica di grande unità. È un simbolo, cioè sembra un Caino Abele, quelle due coste, due fratelli che però sono pronti ad ammazzarsi, così che poi Reggio è anche città estremamente violenta dell'Andrangheta, mentre Messina era la provincia Babba. In tutto ciò viene inserito in narrazione della Calabria che ultimamente sta tornando di moda, ma non per lo stretto. Cioè la Calabria ha negli ultimi anni una notevole rappresentazione, soprattutto dell'audiovisivo, penso ad Almenere, penso a Fermi, la Regina, a Trust, a The Good Mothers. Però sono tutte rappresentazioni, se ci pensate, oscure, silane, molto piovose, sì. Mentre per me lo stretto, ribadisco, più verso Marsiglia, e il sole è avvicinante, luminosissimo, quindi quella roba là non mi racconta. Il riferimento a Rocco Carbone mi fa molto piacere perché io l'ho studiato tanto, l'ho anche provato a difendere Carbone perché è uno scrittore reggino morto più di 10 anni fa che ha pubblicato con grandissime case editrici, che è protagonista del libro di Emanuele Treli, Due Vite, quindi una delle due vite è Rocco Carbone. Però Rocchi è ancora una figura dimenticata, mentre adesso Rubettino lo sta ripubblicando, cioè fece Nelli, Mondadori, che erano stati suoi editori, non l'hanno più pubblicato, nonostante appunto la vittoria di Treli allo Strega. E Rocco forse è il libro più famoso, si chiama L'Apparizione, quindi già qualcosa che ha a che fare con l'aspetto religioso. Nel suo libro più famoso, che tra l'altro un po' anticipa anche la sua morte, perché il protagonista muore in un incidente di moto, come morirà in un incidente di motorino a Roma, c'è un interessante rapporto tra nevrosi e rapporto alla religione. E se poi leggerete il libro, a un certo punto a Mimmo succedono delle cose. Succedono dei miracoli, è una nevrosi, è una malattia, anche quella. Quello è un po' il mio, cioè è uno dei tanti rapporti di figlianza, non dico figlianza, comunque di fratellanza minore nei confronti di Carbone.
che è una cosa che tra l'altro appunto estremamente, io l'ho scoperto, cioè l'ho scoperto, ho letto l'apparizione dopo aver letto Due vite, per l'appunto, per mia curiosità, ed è effettivamente un autore interessantissimo, però appunto mi dava la misura del fatto di quanto sia poco raccontata questa parte in Italia, e anche, cioè io sono di Milano, si sente abbastanza come c'è scritto anche nella mia biografia forse, però per cui per me è lontanissimo, cioè proprio a livello di immaginario, poi ovviamente è tutto relativo, no? Tanto in Italia, però effettivamente a livello di immaginario, io quando ho letto questo libro ho avuto per la prima volta l'idea, la sensazione, no? Come se stessi vivendo la vita di Reggio. Tra l'altro appunto c'è anche questo aspetto tipico di noi milanesi, che è una cosa veramente erronea, cioè ovviamente io nella vita per fortuna ho viaggiato, ho cambiato anche tante città e quindi mi sono un po' aperta, però l'idea che comunque i luoghi sul mare come se avessero una vita tutta estiva, no? E questo è un tipico pregiudizio da milanesi con cui ho vissuto fino ai miei 18 anni, devo dire. Non so come dire, è proprio una, non è che lo pensiamo davvero ovviamente, no? Però nel nostro immaginario è come se le città di mare di bello non esistessero. E quindi vedere, no, anche queste città, appunto i rituali della domenica mattina, come si comportano le persone che abitano lì, e vedere anche l'Italia da questa prospettiva, no? Così periferica, nel senso che appunto siamo alla punta dell'Italia, poi c'è ancora la Sicilia però, quindi non ha neanche appunto quella peculiarità di essere l'ultimo avamposto, è il penultimo comunque. È una cosa che mi ha affascinato tantissimo in entrambe le stesure del libro, e come volevo chiederti appunto qualcosa sull'accoglienza, no, di questo libro, perché so che sei stato subito a presentarlo a Reggio, quello che avevo scritto. Avevo letto anche qualcosa sul fatto che l'avevi letto in carcere, che avevi fatto questa perché anche un altro legame con Rocco Carbone, no? Che a un certo punto aveva rinunciato alla docenza universitaria per andare a insegnare in carcere, e appunto questa riflessione sulla giustizia si intreccia con un tuo impegno che tu anche comunque hai nella tua vita. Quindi volevo chiederti come, appunto, poi ci hai detto, no, di queste persone che hanno iniziato in qualche modo a leggere, a scoprire un piacere di lettura con questo libro. E a Reggio, nella tua città, come è stato accolto? Come ti sei sentito di tornare a casa? Io mi sono sentito molto di tornare a casa, perché ritornavo anche al genere che mi aveva fatto esordire, quindi un po' una roba strana. Quando all'interno del tour dello scorso, cioè dello scorso mese, il libro è uscito a metà maggio, quindi è appena uscito, però sono già stato in parecchie città, effettivamente ringrazio la mia casa editrice Fandango che si sta molto muovendo per portarmi in giro, insomma questo è Reggio, è una piazza strana, perché io ho un esempio di ottima accoglienza in città, devo ammettere che appunto ci sarà dello sciovinismo, però la sala era strapiena, sono delle istituzioni a salutarmi, anche persone che non conoscevo, le istituzioni che venivano, insomma, cioè, tendenzialmente anche la scorsa estate, per 50 anni dei Bronzi, mi hanno chiamato a raccontare la scoperta dei Bronzi davanti a un teatro con 1500, cioè il teatro sullo stretto davanti a 1500 persone, cioè per Reggio sono un po' uno degli scrittori cittadini, probabilmente adesso mentre Rosella, che è una regina, e con l'auspicabile, cioè comunque la probabilità dello strega, Reggio riacquisirà un altro. Sì, adesso succederà la cinquina. Quindi probabilmente io immagino sarà anche un tema di riappropriazione, di giusta riappropriazione di quello che è anche un passato di Postorino. Però io mi accorgo sempre molto bene città. Avevo un timore, perché dopo Portami Rispetto, che è un libro che è andato bene, era solo io tu, per una grossa casa editrice, aveva avuto una sua visibilità, i suoi riconoscimenti, aveva preso i suoi premi, era stato tradotto all'estero. Quando sono andato a presentare il secondo libro, mi dicevano, ma che è di nuovo di 'Ndrangheta, come a dire, evita. E io non lo so perché mi ho fatto condizionare, alla fine non ho fatto un secondo romanzo, ho fatto una roba che era Final Cut, che era una commedia romantica, che andava ancora meglio per il pubblico regino, perché in quel caso ero io il finalista dello strega, quindi c'era questa cosa, il figlio della nostra terra che va in via dello strega. Poi ho fatto il libro su un Berlino distopico, quindi dove ho capito che non doveva niente a nessuno. A sfuggire invece, no, la città ha risposto molto bene, quindi mentre stanno risponendo molto bene i Braille, quindi già posso che ringraziare veramente
perché è un libro che effettivamente, secondo me, un po' la mia anima popolare viene fuori, e il fatto che sembra che sia che avrebbe scritto in una stanza che non è in tanti, ma non per quella roba che dicevamo, ma che proprio c'ho voglia di una condivisione, cioè di una possibilità di condivisione con chi legge, secondo me si avverte. Poi mi dicono questa cosa che secondo me è una cosa che mi fa ridere, perché dicono, oh, incredibile, le strade corrispondono. E io dicevo, ma perché? Ma secondo me io era piccola, ma perché io non ho cresciuto? Ma secondo me, ma se perché dovevo pubblicare il castello aragonese di Riva al Mare? Non so, come è stata, quindi, ma in tutti i miei dicono, è incredibile la precisione che ci mette, esiste Google Maps ormai, cioè, non c'è questa cosa di genio. Beh, potresti inserire una piccola dissonanza, un piccolo in potere di spettacolo in una città che non esiste, un paesino che non esiste, che si chiama Agatea, quindi c'è questo, provo a e così anche in questo caso io provo a mettere queste robe che sono, si dice, sono miracoli, quelle le robe che comunque che spezzano, cioè devo mettere, ieri lo presentavo appunto a questo premio dei lettori che sono in finale, e il presentatore Mario Di Napoli raccontava, cioè ha letto degli elementi montaliani, c'è un po' di montale qua dentro, per cui quella roba dell'anello rotto nella catena io lo provo a inserire, cioè l'aspetto antilogico della lettura cultura ce lo provo a inserire, però per contestualizzare forse è meglio anche oggi, e poi non è un orologio perché sennò ammazziamo le persone con le nostre chiacchiere, secondo me è importante presentarlo. La mia fidanzata mi rimprovera sempre, dice questa cosa non la devi dire. E ha sicuramente ragione, a prescindere. Ha sempre ragione. Però io ho questo effetto, chi non conosce lo stretto e lo vede, lo ritiene una sorta di meraviglia della natura. Ma come fanno così due terre? Cioè, veramente ci sono discorsi meravigliosi. Quando ci vivi, ci cresci, ti abitui allo stretto. Soprattutto il pezzo di città che io ho vissuto, che è Gebbione, il quartiere Sud, un quartiere abbastanza malfamato, quello dello stadio, e sembra un lago. Cioè, quando vivi a Reggio, una parte di Reggio, vedi la Sicilia di fronte, ti dà l'effetto del lago, con tutto l'aspetto anche misterioso, enigmatico, noir del lago, anche con la tranquillità del lago. Poi la cosa che ovviamente arriva la corrente, arriva Cileccarindi, e là la differenza tra Berti, cioè che c'è questo vento bestiale, cioè a Reggio c'è un vento certe volte che sembra Trieste. Diciamo non so qua com'è la Reggio. Anche noi più la tra Montana, noi abbiamo Lisacca, non è un caso che facciamo anche una cosa per la promozione, Trevignano è bandiera blu. Lo so, ma dalla sessione dal turismo. E Trevignano, perché ovviamente abbiamo fortuna del vento, correnti, eccetera. Scilla Carelli, io avrei altre mille domande, vorrei fare in macchina, ma torniamo. Ora, concludo soltanto con un'ultima domanda. Ma, intanto, col fatto che tu l'hai scritto per scene, mostrandocelo come se fosse un film, questo romanzo, tu lo vedevi mentre scrivevi. Seconda domanda, perché non fai un sequel, così fai tutta una bella serie? Il Mimmo Castelli, che fra l'altro ho scoperto essere il nome del tuo papà italiano, me l'ha detto lui prima. Ti è un po' dedicato a questo mio prof, che adesso andrò anche a rincontrare nel prossimo giro che faccio in Calabria fra 10 giorni. E mi hanno spiegato la mia fidanzata e il tuo amico Dario Ferrari, il nostro amico Dario Ferrari, che quando mi fanno una domanda sul cinema devo rispondere a una sorta di stizza e sdegno, dicendo guarda che c'è uno specifico letterario. No, è vero, io poi ognuno ha delle cose, io non riesco a scrivere se non quando ho tutta la storia in testa, ma non soltanto in testa, cioè ho proprio tutto chiaro, sono un maniaco degli appunti. Per scrivere questa roba, non so se te la potrei avere a casa, comunque io c'è un rotolone di carta. No, me l'avevi solo descritto. Cioè, rotolavo questo rotolone di 3 metri lungo, dove facevo tutti gli intrecci, gli anni, i collegamenti, le nascite, le morti, gli eventi. Quindi per me è tutta una mappatura, cioè tutta una mappa di sì, cioè io c'ho tutto in testa. Non mi metto a scrivere pensando chi lo sa che succede. No, io so che andrà, si andrà
a B. Poi, poi è vero che, nel senso che se dobbiamo arrivare da qua al quadro di qualcosa in corso e vino, magari posso prendere questa linea di qua, ma so che il mio personaggio a quel quadro deve arrivare. Cioè io so che il libro è sempre finito per voi. Cioè che c'è un momento sciasciano fra Logoteca e Mimmo Castelli sulla barca, lo sapevo, che poi succedeva un'altra scena, cioè quelle le so tutte. Poi magari mentre scrivi dici no, non funziona più bene, oppure c'è qualcosa che si tira da un'altra parte. Però per il team di scrittore che sono io non è chi lo sa cosa succederà. Per quanto riguarda il sequel, c'è già un titolo, c'è già quasi una data di uscita, nel senso che comunque il libro lo sto scrivendo, ho cominciato a scrivere. Diciamo che estate prossima ovviamente fuori. Cioè tendenzialmente. Ma dici di più, dici di più. Come di più. Cioè, e il titolo probabilmente sarà Onda Calabra, ecco. Quindi, Onda Calabra. C'è già la mappa? Eh? C'è già la mappa? No, ci sono tanti appunti, ma ancora deve essere trovato. Ah. Quindi ancora deve essere trovato a terra. Tu componi diversi fogli in un rotolo o ti allora, compri di roba che tu scriva? No, quella è proprio una roba, è carta regalo, vedete quelle robe di carta regalo, quella grigiolina? Sì. Così. Oppure l'altro, cioè per portare i rispetti invece ho usato quelle che in tedesco si chiamano cartai cart, che sono... Non faccio questi gesti. No, sono quelle robe sì, che servono per archiviare, per fare le schede da bibliotecario. Sì, sì, quindi io comincio, quindi tutte le scene, quindi prima, quindi tutte le scene, gli intrecci, per fare flash forward, cioè quello... Ma io non lo so. Perché il rotolo ha più libertà poi effettivamente sul posizionamento anche dei capitoli. Io sono un'altra persona, sì, senza artigiano. Ah, no, infatti, io sono assolutamente una... Cioè, quindi dici, ma voi artisti? No, io artigiano. Artigiano totale. Bellissimo. Artigiano totale. E io poi ho la prima stesura, quindi quando faranno il meridiano gallico, poi vediamo le differenze, possiamo fare una delle varianti. Ma, vabbè, io vorrei fare appunto tante domande, ma... Io vorrei fare una... Cioè, vorrei un po' farti una... riflessione. Io ho letto, non ho letto tutto, ho letto A volo d'uccello e ogni volta che andavo avanti nei capitoli trovavo poi dei riferimenti che effettivamente ho trovato, quindi mi hai rispalancato la memoria per alcuni posti, per alcuni luoghi, quindi poi non riuscivo neanche a staccarmi dalle righe che stavo leggendo perché descrivevi delle cose che effettivamente poi ritornavano, no? Anche di cose negative, ritornando tutto. E il fatto che non ci sia nessuno, tu prima hai citato dall'altra parte Nadia, ma Nadia racconta spessissimo le sue sensazioni, no? La sua vita, parte dalla sua vita personale, dalla storia, la famiglia, e quando parla di altro in realtà parla del terremoto, ma un terremoto che poi non ha neanche vissuto direttamente, ma che è il famoso terremoto dell'anima, quello che poi resta dentro di generazione in generazione, perché pensi sempre che quella sia una cosa che potrebbe riaccadere di nuovo, o magari accade di nuovo ma con una forma diversa. Per quello che riguarda Reggio, non credi che ci sia proprio la volontà di non parlare? Una sorta di non voglio mentire, non ho mentito ma ho omesso di dire tutta la verità. Questa è un po' una regola siciliana, che... Ah, non è soltanto siciliana, inizialmente considera che appunto è chiaro che Ilaria raccontava la seconda guerra di 'Ndrangheta, che saggisticamente è facile riportare quando sei seduto a Trevignano e fa un po' di giorno perché un po' di occhi di bicchiere di vino, è un po' più complesso quando magari sei un ragazzino, un bambino, un adolescente e ci stanno 200 persone che vengono a terra ogni anno. Queste 200 persone sono magari il padre di un tuo conoscente, qualcuno che ha visto qualcosa che non doveva vedere, eccetera. Non è vero che questa regola del si ammazzano fra di loro. È chiaro che cresce una strana paura inconscia. Cioè io ci ho impiegato del tempo prima di uscire dalla macchina incazzato perché ho un autoconquista magari facevo un torto. Perché non è che è peggio tu, cioè qualcuno fa un torto e tu esci dalla macchina incazzato, perché se esci dalla macchina incazzato magari non ci rientri più in quella macchina. Cioè, erano anni di grande... appunto, io vivevo in un quartiere che comunque era un quartiere tosto,
comune, la capannina, è il ristorante sotto casa mia, che credo venga citato, poi non esiste più, che sarà abbattuto, alla capannina, festa, tre omicidi, ma il corner alla capannina, omicidio, cioè è questo tipo, era questo tipo di città, poi invece è il Far West. A voi che mi dicevamo, ma non è mica il Far West, però avevo una... A me di qua c'è un morto ogni due giorni, più di un morto ogni due giorni, cioè è pesante di tutte le facce. Poi quando è scoppiata quella guerra là, era la guerra dove erano saltati anche gli aspetti etici, quindi bambini, donne, cioè quella roba del si ammazza soltanto i capi, no, era saltato tutto. Quindi è chiaro che c'è un'etica del silenzio, un'etica dell'acquario, per l'esercitare l'aria. Quell'aspetto dell'acquario esisteva. C'è stata quella stagione, che per questo a me piace raccontare l'altra stagione, perché quella è una stagione che poteva smuovere, poteva dare uno scrollone alla città, perché improvvisamente i cittadini hanno detto guarda, ci sono delle possibilità. Se voi ci pensate, in campagna in Sicilia sono state forti, ovviamente forti, elementi forti anche caratterizzazioni mafiose, la Camorra, Cosa Nostra, ma anche di grandi movimenti antimafia. C'è stata un'etica della mafia e dell'antimafia, cioè c'è stata una vera produzione di antimafia. Infatti, per la, sì, e tra l'altro se ci pensate anche con forme reticolari interessanti. Bertolt Brecht dice sempre, cioè scriveva, sventurata è la terra che ha bisogno di eroi. Ok? A un certo punto penso ad Addio Pizzo, Tano Grasso dice perché non ci mettiamo d'accordo tutti quanti e non paghiamo più il pizzo? Se un imprenditore comincia a chiamare tutti gli altri imprenditori e non paga più il pizzo, funziona. Può funzionare come anticorpo alla mafia. Il caso dell'Andrangheta di Reggio, che era uno dei tre luoghi, l'Andrangheta, no? Che si divide fondamentalmente fra la città, la piana, cioè la parte di Gioia, e la Locride. Cioè questi sono inizialmente i tre latifondi dranghetisti. È un sistema familistico per cui non ci sono pentiti, non c'è coesione sociale, per questo si fa anche molto più silenzio. Questo qui, cioè, Rizzoli provò a lanciarmi una sorta di giornale, cioè non sono già stato, io sono un narratore, un romanziere, però non posso ignorare anche là, dici che palle di una Ndrangheta, in questo momento c'è anche dell'Ndrangheta, ma se tu racconti la Calabria, cioè, non raccontare Andrangheta, questa è una scelta stilistica, la puoi fare, però magari fa un altro romanzo, cioè non so, non puoi raccontare luoghi dove c'è stata la guerra e non parlare della guerra, dove c'è stata la peste e non parlare della peste, diventa un po', poi magari puoi scrivere una storia un po' più intima, che va bene così. Poi io personalmente ho un'allergia all'autobiografismo, quindi mi piace raccontare, l'ho già detto, mi piace l'Ottocento, mi piace Dumas, quindi mi piace Tolstoi, mi piace, cioè, i richiami Dostoevsky ci sono, ma comunque anche là l'intimità diventa elemento di una collettività, di una narrazione più agita. Cioè, ogni tanto qualche riflessione l'ho fatta, ecco, in questo libro, però... Mentre voi parlavate, stavo cercando un articolo che c'era un passaggio dove c'era Don Fares che diceva una cosa su Leggio molto... Allora, guarda, siccome quando l'altro giorno ho detto, per una trasmissione, ho detto scegli i passi da leggere, quindi forse c'ho questo ancora con WhatsApp dove ci sono... Così ve lo leggiamo, così abbiamo anche letto un pezzettino e poi dopo non so se ci sono delle domande. Però era molto bello quello, hai capito qual è il piano? Sì, sicuramente lo stesso. Dovrebbero esserci. Allora, diciamo, fondamentalmente per capire la figura di Don Fares forse basta questo passaggio dove lui in un'omelia dice: la questione non è essere buoni può addirittura essere controproducente. Se parliamo di una bontà inutile, basata su comportamenti esteriori e senza sostanza, l'importante è non essere cretini, perché il cretino non potrà mai essere buono, il cretino sarà sempre pericoloso. Riuscite a immaginare quanti danni può produrre un cretino? Questa era un'omelia, mi faceva ridere anche un prete che dicesse queste cose durante un'omelia. E un altro passaggio che forse leggo volante, poi cioè, le domande le chiacchieriamo, sono veramente
poi siete voi che parlate di casa, quindi io mi attengo ai vostri ritmi. Sarebbe questo, io non so se a Termiano ci sono gli scarafaggi d'estate. No, ci mancano, ci mancano. Sì, sì, sì. Sì, sì. Il cortile, il cortile l'ho trovato. Non particolarmente, no. Però cioè, invece a Reggio ci sono tanti scarafaggi. Cioè la cucaraccia, quella roba è abbastanza diffusa. E si chiamano cuffe in dialetto calabrese, le cuffe. Questo è un dialogo fra Mimmo e Sergio. La cosa che più mi fa impressione sono gli scarafaggi. Ogni notte, dagli interstizi collegati al cavello, dalle tubature, dalle pareti del palazzo, fin dentro le intelaiature delle persiane, risalgono delle piccole blatte marrone rossastro, quelle che chiamano le cuffe. Lo sai che hanno una resistenza 16 volte superiore all'uomo rispetto alle radiazioni nucleari? Figurati cosa gli fanno le trappole che ha piazzato mia madre. Ecco, la mia famiglia, dato che non riusciva a eliminare le cuffe, si è rassegnata a conviverci. Mio padre le schiacciava sotto le ciabatte o i giornali arrotolati soltanto se sconfinavano troppo in camera da letto, sui ripiani alti, i tavoli, le pensole, i comodini. Se no, le ignoravano. Si erano abituati e non si preoccupavano più. Mimmo risponde. Mi sembra abbastanza comune in questa città. Ma sono la prova vivente della assuefazione alla bruttezza, di come ci si può accontentare. Le cuffe sono le grandi avversarie della fede nei cambiamenti radicali. La loro sola esistenza è la negazione che quei cambiamenti siano possibili. Era proprio questo che cercavo, non mi ricordavo la pagina. Basta la vedere lui, è puntuale, l'hai capito. L'autore con rotolo. Io non lo so. No, però se avete appunto curiosità. Sì, ma al di là a cui sottoponi l'interprete principale, morale, insomma, per te vuole suscitare una riflessione in chi legge, nel senso che c'è una soluzione poi, oppure rimane così la soluzione soggettiva? Insomma. La soluzione c'è senz'altro, il romanzo ha una soluzione dove questo protagonista prende una decisione, agisce, lo lascia, cioè, quindi potrebbe anche essere effettivamente un deserto di Tartare, sta là a aspettare. No, il protagonista a un certo punto decide. E però il tentativo è quello di capire appunto la giustizia come in Italia effettivamente ha senso che ci sia questa. Cioè, poi noi facciamo una riflessione sulla giustizia. Per me, una cosa della quale si parla pochissimo in Italia in questo momento sarebbe fondamentale, visto che abbiamo le carceri piene così, visto che abbiamo un codice infinito di leggi, e ricordiamo qua la filosofa, ce lo può dire Cartesio, ci raccontava che lo Stato che funziona bene è quello che ha poche leggi. Cioè, tra l'altro, forse si potrebbe incominciare a parlare anche di giustizia riparativa. Cioè, cosa veramente tutti i reati per cui la gente in carcere devono avere quel tipo di castigo o qualcosa ti può depenalizzare. Fa bene buttare la gente in carcere, soprattutto a chi dice a un criminale bisognerebbe buttare via la chiave. Chiudetevi in un bagno e stateci per 12 ore. E poi interviene, diciamo, la soluzione all'italiana, che significa poi ti do 10 anni e poi ti condono 2 di buona condotta, 5 di e questa è la soluzione italiana, se volete. Però la giustizia riparativa ha proprio un'altra, è proprio un'altra ottica, cioè ha proprio un'altra idea, per cui dice tu hai fatto un casino, rimedia, tu insieme alle vittime del casino dove è possibile, rimedia. Cioè, e quella mi sembra una roba che ci crea nelle vittime un discorso che dice vabbè, tu mi stai mettendo scuse, stai pentendo, stai provando a rimediare, dove è rimediabile ovviamente, ci sono ovviamente casi dove qualcosa non è più rimediabile. Chi ha compiuto il delitto, diciamo, ha un processo mentale intimo, per cui una volta che ha rimediato, ha provato a rimediare, è reinserito in società. Forse gli ha cambiato pure qualcosa. Quindi, cioè, su questo
Oh, questo romanzo, ribadisco, non è un manifesto, però se un romanzo poi ti porta anche a dei ragionamenti di altro tipo, cioè, però è un tema di cui si parla pochissimo, se non, cioè, proprio confinato alle discussioni fra chi si occupa di questa cosa, e invece è un tema che riguarda tutti. Sì. No, tu prima citavi l'esempio, no? Quello del viene una persona, ti arresta, ti trova, e hai citato il caso Tortora. È uscito da pochissimo il figlio di Gaia, Tortora, che è il racconto di lei, bambina, che esce per andare a scuola, tranquilla, arriva a scuola e le amichette, cioè, che stanno per entrare, cominciano a raccontare la storia e dicono: ma no, tuo padre è stato preso, è un assassino, ha fatto questo, ha fatto questo. E con tutto il percorso poi giudiziario che noi conosciamo, no? Quindi anche lì, ma non è cambiato sostanzialmente poi molto la legge in Italia. Quello che è successo, il famoso pentito che ha detto qualcosa per poi, cioè, a lui non è cambiata la vita, a Tortora sicuramente sì. Poi sai, quando ci sono reati che sono contro la persona diventa difficile anche pensare a una riparazione, perché no? Nella contabilità, nel momento in cui una persona commette un omicidio, nel caso dell'omicidio, in realtà, oltre che uccidere una persona, uccidi una famiglia, ma in qualche modo poi uccidi anche la tua di famiglia. Sì, però è vero anche che la maggior parte della gente che sta in carcere non sta in carcere per omicidi. No, 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 certo, questo dicevo, cioè dipende dalla tipologia del reato, anche perché poi la pena dovrebbe essere, no? Cioè, certo, la detenzione dovrebbe essere quella riabilitativa, in realtà sappiamo che non è così. Magari. Ma anche l'esposizione mediatica assurda a cui assistiamo, come c'è la Tortora, a finire anche adesso, insomma, dovrebbe essere impedita, perché chiunque ha fatto qualcosa comunque stravolge la percezione collettiva. No, anche perché c'è questa cosa, questa analisi del rapporto tra media e giustizia che sta portando avanti molto bene Nazzi con indagini, sì, fondamentalmente il plotto di indagini, di quant'è che i media influenzano i processi, quanto i processi, e quanto i processi sfruttano i media, cioè quante le linee escono dalla palazzo di giustizia, perché se c'è poi, e poi c'è la pubblica opinione, per cui io questo qua lo metto in carcerazione preventiva, ma cosa che non andrebbe fatta, però se c'è la pubblica opinione con me, lo faccio. O viceversa, non lo metto dentro in carcerazione preventiva perché. No. Però appunto la cosa del, cioè, l'idea di sta chiuso, ma tutti noi abbiamo detto che vedete in bagno, ma anche in lockdown, ma quanta gente sta fuori di testa e poteva andare al supermercato, e erano degli omicidiari molto light, dove appunto è il cane, è il supermercato. La gente andava fuori di testa, gente andava fuori di testa dopo due settimane. Gli hanno dato con le sconti i gli hanno dato 8 anni. Cioè, non finisce più. Vabbè, ma io intanto però volevo anche ringraziarti per questo. Perché insomma, non è un caso che io in libreria posso non avere dei libri, ma i libri li ho sempre, tutti. Perché? Perché poi c'è sempre qualcuno che arriva e dice: ma non è un libro, però non deve essere una cosa particolarmente impegnativa, ma neanche poi questa cosa, non deve essere particolarmente impegnativa, ma non deve essere neanche un libro scemo, però non deve essere un libro. Esatto, anche io dico, guarda, tranquillo, prova, cioè, ok? Ed è una cosa che ho da sempre, cioè i suoi libri ci sono sempre. Quando ho scoperto questo libro me lo sono poi divorato, perché effettivamente a Marsiglia è un po' un percorso, cioè scoprire una città, guardare una città di mare, non vale. E anche di me non è anche citato, è vero, c'è un parallelismo, sì. Eh sì, infatti non è strana questa cosa. Dove racconta in realtà Marsiglia? Ma racconta Marsiglia attraverso quello che pensa lui, ma quello che raccontava e ha raccontato Gian Clozzo, scomparso troppo presto. 2000.
geniale, però ecco, ci diamo anche questo perché giustamente è un bel libro, casualmente lo trovate anche in libreria. Questa è proprio mia, perché ovviamente me la dovrei autografare. Io, cioè, io vi ringrazio perché Ilaria sei riuscita come al sempre. Grazie a voi. E poi abbiamo scoperto, io ho scoperto, insomma, oltre al nome, come sempre, e questo ne parlavamo prima, no? Ne parlavamo forse stamattina, no? Perché ormai per l'età avanza, non le conviene adottare. Che non gli conviene adottarti se no, hai i suoi problemi. Cioè, l'età avanza. C'è una contento di voi. Vi adottateci bene. Sì, vorrebbero adottarmi. Lei? Sì, perché è già cresciuta e non abbiamo grossi problemi di quando sono bambini piccoli. È venuta abbastanza bene. Perché il bello poi di Trevignano, che è anche un'altra cosa che si diceva, no? Cioè, il bello è proprio quello del posto dove c'è, comunque c'è l'acqua. Bene. Puoi raggiungere qualunque posto in pochissimi minuti, a piedi. Sì? Prima di arrivare. Sto cercando la musica del lago.